Ah, che bella gente. Infatti quella che la spiaggia è bel mare. Tanta figa poi. Andiamo da farsi in giro, va? Aspetta un attimo. Sì. Carta vinci, carta perde, carta vinci, carta perde. Questa è la carta, questa qui, questa perde, quella vince, dove è la carta? Ecco qui. Buongiorno signori, come va? Tutto bene? Questa vince, quella non perde. Questa che sape, come va? Tutto bene? Io sto bene, tutto a posto. Allora, questa perde, questa perde, quella vince, questa è quella che vince. Questa perde, questa perde, pure questa perde, questa vince, questa perde. Ecco qui, questa perde, pure questa perde, questa vince, questa perde, questa perde, questa vince, questa vince, questa perde. Dove sta la carta? Adesso che ve la faccio vedere, dove è la carta? 1, 2, 3, dove è la carta? Ecco qui, dove è la carta? Puntate signori, puntate. Vabbè. Questo è bello, ciao. Ah, fango. Non vedi sta merda. Sta merda. Sto ladro. Olè, eccomi qua. Ciao, come stai? Tutto bene, lei? Ma dammi del tu! No, comunque tutto a posto. Ok. Vede, mi sono tagliato pure i capelli per l'occasione. Bravo, bravo. Senti, allora, siccome non vado a cucinare, ho pensato di ordinare una pizza così. Va benissimo, bene. Anche perché, sa, dobbiamo parlare di quel caso che mi ha detto. Lei mi ha detto il caso. Ah, sì, 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 perché è un caso un po' particolare, no? Perché è stata di un killer di ragazze. Ahia. Molto interessante. Molto. Sono 3 anni che stiamo in giro a cercare di prendere questo, ma ancora... Niente, bravo. Però, secondo me, tu sei l'unico che ce la può fare. Io sono l'unico, ma che dici? Io sono l'unico che ce la può fare. Dammi retta, hanno tutti rifiutato, però, secondo me... Dica, faccio tutto faccio. No, è che avevamo pensato noi, così, siccome lui uccide solo ragazze, di metterci una ragazza esca. Ma che c'entro io con la ragazza esca? Scusami. Siccome in ufficio stiamo a corto di personale femminile. Beh. Tante cose, arrivederci, tante cose alle famiglie, io me ne vado. Fermo, aspetta! Ragioniamo. Ma che dobbiamo ragionare? Con tutte le femmine che ci stanno al mondo, proprio a me mi devi chiamare per fare sta cosa. Sei l'unico, tutti hanno detto di no. Te credo. Ascolta, famo così. Te raddoppio stipendio, scrivo, non so, ne faccio salire di grado, quello che vuoi. Va bene, ma perché non me l'ha detto prima? Certo che accetto. Naturalmente se mi succede qualcosa voglio il triplo dello stipendio più le spese mediche. Ma certo, sì, come no. Però adesso dobbiamo metterci seduti là, perché adesso ti spiego il piano. Dobbiamo andare domani sera alla discoteca Il Garage, poi c'è stato il drag. Buongiorno. Mi sono messo qui perché dentro fa caldo. Lo so. Allora, lei è? Ugo Scarabozzi. Ma io ho letto i giornali, lei non è quello che è caduto in disgrazia? Sì. Mi parli di lei? Beh, io sono fidanzato da circa 2 anni con questa ragazza bellissima. Detto tra noi, strafina. Però questa è una cosa. E vabbè, vedete, vabbè. Ci amiamo, facciamo tanto l'amore. Ok? Pensi che ci divertiamo tantissimo insieme. Una volta mi ha chiamato Bagarozzo e siamo scoppiati a ridere, ma... Fantastico, sì. E per quanto sono confido in lei, non sono geloso, la lascio anche uscire con le sue amiche, senza che io ci sia. Con le amiche? Qua, tipo? Mi racconti tipo un episodio? Ma l'altra sera mi ha chiesto di uscire con questa sua amica, andare in un locale. Sì. Io ho detto, vabbè, vai, tanto, amica, fidata. Ok, sicuro che usciva con le amiche? E non che usciva con qualcun altro. Comunque, ho tracciato il suo profilo. Vabbè, sì, perché sono stufato. Può andare. Sono appena arrivato. Vada, lei
Non so se è presente lei, col profilo psicologico che ho tracciato, lei è, ha presente le batterie del telecomando? Sì. Ok. Quando si scaricano? Sì. Giusto? Sì. E tu continui a premere il pulsante ma non cambia? Quindi sei costretto dal divano ad alzarti? Sì. Con il fastidio dici, ah, sto tanto bene sul divano, ma devo girare alzandomi? Sì. Bene. Lei è, la, è come una batteria scarica, un fastidio per chi ha il telecomando. Diciamo che la sua ricerca della felicità può finire qui. La sua felicità qual è? La morte. Vada. Allora, ci vediamo la prossima volta. La prossima volta? Vabbè, mi farò vivo io allora. Vivo? Ah, grazie che lei è molto gentile con me. Arrivederci, arrivederci. Sì, addio. Aspetta, vado in bagno. Ah, pozzo. Moglie, faccio una sorpresa. Moglie, faccio una sorpresa. Ah. Ah. Oddio, chi è? E che ne so? No, io me ne vado perché ho paura e non ce la faccio sta qua. Ma entra la mano. No, sono stata di claustrofobia. Sotto me. No, 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 io me ne vado, sono passato fuori. In cui poi mi sono combinato. Ciao. Aspetta, ti direi i pantaloni. Grazie. Sì, certo che ci sto io. Ah, che ci sto pure te. Sì, perché stavo qua sotto, arrivo. 10-4, sto salendo, C'è quello che esce fuori, se ti fai capire, esce fuori due ore e mezza, loro fanno le riprese. Polizia, buongiorno. Cosa sta succedendo? Thank you.
avanti. Commissario, hanno chiamato, c'è stato un omicidio. Andiamo. Commissario Monteporzio. La scientifica ha già fatto i rilevamenti del caso e invierà l'incartamento quest'oggi. Ancora, questo Monteporzio. Io mi chiamo Commissario Catone. Vabbè. Questo è il corpo. La vittima si chiamava Simone Marini ed è morto circa 2 ore fa. Guarda, entro oggi voglio risolvere il caso. Chiama tutti i condomini e portali qua. Comandi. Che voleva risolvere il caso entro un giorno, eh? È passata una settimana, eh? Nel pomeriggio risolviamo il caso, nel pomeriggio voglio risolverlo. Comunque questi sono gli incartamenti che la scientifica ha inviato, se li vuole vedere. Sì. Ma l'abbiamo convocato per avere qualche notizia sulla vittima. E questo qua è un nostro amico, infatti siamo cresciuti da bambini. Ci siamo molto legati durante la nostra crescita, infatti. Era una settimana che non lo sentivamo, non abbiamo mai infatti osato di ucciderlo perché ci eravamo molto questo amico. Ma senta, lei non ha da dire nulla? No. Io sono innocente, che posso farci? Siamo innocenti, non abbiamo fatto niente di male, cioè io pure sono tornato da poco al mare, cioè ho pure la cannottina. Io mi pressiono sempre dagli il dito, posso uccidere una persona, cioè io. Siamo innocenti. Senti, io non ci ho staccato in cazzo, ma se arrestavo tutti e due? Vabbè, va, chiedo a una magnata. Dai, su, andiamo. The music is my fire and every note had a beat on me heart, as so we go. Musically diving in this flow. Then I said, whoa. The music is my fire and every note had a beat on me heart, as so we go. Musically diving in this flow. Whoa. The music is my fire and every note had a beat on me heart, as so we go. Musically diving in this flow. Then I said, whoa. The music is my fire and every note. And every note had a beat on me heart as so we go. Musically diving in this flow. Then I said, whoa. The music is my fire. And every note had a beat on me heart as so we go. Musically diving in this flow. Whoa. The music is my fire. And every note had a beat on me heart as so we go. E non posso perdere la droga. Senti una cosa allora. Carciofi! Sì, carciofi! Sì! Perché stai nel forno? Prego. No, ancora no. Ho visto Matteo che si stava a trattenere. Così stava. Guarda. Te prego. Buonasera. Buongiorno. Buonanotte. Quanto? No, dai. Fratello, nascondi la bomba. Oh. Oh. Ah, è per un altro episodio. Andiamo. Siamo un altro episodio. Via, via, via. Pronto, vai. Ciao. Che? Ci hanno mica accettato? Guarda. Vai, 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 vai. Vai, continua. Oh, non lo saluta a lui. Che fai? No, ma scusa, allora metto qua, dico, allora raga, che ti dice? Esatto, allora non faccio un cazzo. Ecco, 3, 2, 1, azione. Oh, allora raga, che sapete, ci hanno mica accettato. No, aspetta, con l'arma a mano. Sì. Vai, Agui. Aspetta. Fanne una unica. Lascio, anche se lo smettono, io continuo. No, questa. Poi quelle dopo stacchi.
Ciao. Commissario! Commissario Cadone, via qua! Venga chi? Un saluto! Salve! Ma non è così! Vai qui e saluta! I pettorali salutano, come salve! Vabbè, ok, un saluto! Ricomincia? Vai! No, Pedro, sto ridendo! Lo dico nel video, se cascate sotto so problemi suoi, vai, vero? Vado?